a mercoledì 19 febbraio sarà nelle sale il film documentario di Walter Veltroni, Fabrizio De André e TFM, il concerto ritrovato, e stasera ne parliamo con Dori Ghezzi. Saluto! Eccola qua, la mia Dori! Grazie Dori. Noi avevamo già annunciato qualche settimana fa con il regista, con Walter Veltroni, appunto l'uscita del film Fabrizio De André, PFM, il concerto ritrovato. Io volevo venire insieme a lui, ma tu no, ne facciamo due, ne facciamo due. Certo, perché io voglio parlare assolutamente di questo avvenimento che coincide, peraltro, col fatto che martedì, cioè dopodomani, Fabrizio De André avrebbe compiuto 80 anni. 80 anni. Quindi in occasione di questo compleanno, da domani sino a mercoledì 19 sarà al cinema visibile appunto il film documentario di Walter Veltroni, Fabrizio De André, PFM, il concerto ritrovato, al quale tu hai partecipato, a questo film con Davide Riondino e la PFM, per raccontare che cosa fu. Anche, sì, gli aneddoti, quello che accadeva, diciamo un po' dietro le quinte. Dunque, 3 gennaio 79, concerto esattamente quel giorno a Genova. Tu te lo ricordi intanto quel concerto? Sì, c'ero, quindi me lo ricordo molto bene. Non ci si può dimenticare. Quelli sono stati pochi, veramente poche perle distribuite bene. E dove veramente è successo di tutto, diciamo tappa per tappa. Tappa dopo tappa. Fabrizio De André è il cantautore per antonomasia, no? E nessuno si sarebbe mai immaginato di vederlo con una rock band come la PFM, insomma. Un'esperienza che poi non fu ripetuta, infatti. Cioè, ma lui cosa non si è mai proposto come avrebbero immaginato gli altri. Ma lui cosa lo affascinò di quell'idea? Ma lo affascinò proprio perché era una cosa nuova, una cosa diversa, e avrebbe potuto proprio trovare una parte di se stesso che magari non conosceva. E così è avvenuto, secondo me, proprio perché lui si è scoperto capace di sostenere un concerto, e un concerto, voglio dire, rock addirittura, e in qualche modo non esserne soffocato. Si è persino divertito. Si è anche divertito, c'è una spontaneità in quel concerto, una spensieratezza che è una cosa incredibile, sembra che non abbiano fatto altro tutta la vita insieme. Tutto quello che è stato ritrovato di quel concerto è stato montato nel film, quindi c'è tutto quello che si è potuto trovare. C'è un episodio di quelli che tu hai poc'anzi annunciato, cioè delle molte cose accadute durante quel concerto, una la racconti nel film, riguarda un fan di Fabrizio che a un concerto, mi pare a Torino, aveva tirato un bicchiere sul palco. Non ricordo se una bottiglia o un bicchiere, comunque qualcosa di un oggetto contundente, piuttosto contundente. Sì, sul palco, dopodiché il racconto va avanti così, mostriamolo. Alla fine del concerto si è avvicinato dicendo: mi voglio scusare per quello che ho fatto e vorrei offrire da bere, non so. Quindi siamo andati in un bar lì vicino aperto e quindi io non so, non ricordo cosa ha ordinato Fabrizio, e ad un certo punto beve e non saprei come chiamarlo quello che ha messo questo ragazzo nel bicchiere di Fabrizio. Perché deve essere stato un acido. Gli ha messo un acido. Un acido, perché tornando a casa, noi da Cantù si tornava a Milano, in macchina, ad un certo punto comincia a dare in escandescenza. Cioè, fermati. No, fermati. No. Apre lui la porta, cerca di uscire finché si ferma per forza, perché insomma lungo la specie di autostrada, e comincia a correre nel campo. Per fortuna c'era, e noi ad inseguirlo, a frenarlo, insomma era fuori di testa. Tu hai seguito tutta la tournée? Per fortuna dove si abitava poi a Milano quando siamo arrivati, c'era un dottore che viveva sotto, perché era piuttosto tardi anche di notte, e c'era una certa confidenza, per cui l'ho anche chiamato, perché lui veramente era, insomma, ancora non stava bene. Lo credo, ma è un pazzo. E quindi ha risolto il problema, sennò dovevamo portarlo a pronto soccorso, e potete immaginare cosa sarebbe successo. Tu hai seguito tutto il tour quella volta nel 79? Ma proprio tutto forse no, ma la maggior parte sì. Sì. Senti, che impressione ti ha fatto rivederlo insieme in queste immagini del film di Veltroni?
Ma a parte il fatto che mi ha stupito come si era stupito Fabrizio quando si è riascoltato. Cioè, quando si è sul palcoscenico si ha un ascolto molto diverso da quello che la gente sente, no? Attraverso i monitor esterni. Non ti rendi conto? E lui, quando ha ascoltato in studio di registrazione quello che effettivamente si sentiva, ha detto: ma è questo che sentiva la gente? E si è scoperto. Ecco, io ho avuto la stessa impressione rivedendo questo film. E la PFM, come avevamo già detto, aveva arrangiato i pezzi in modo che all'inizio addirittura l'incipit delle canzoni fosse confuso, fosse indecifrabile, sino a che Fabrizio non incominciava a cantare. Noi abbiamo scelto ovviamente un frammento di quel concerto che vi vogliamo proporre. Prego. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare alle proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certe di iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Non perdetevelo al cinema, non perdetevelo sino al 19. E pensate che non sapevamo dell'esistenza di questo documento, infatti, che poi non è una registrazione voluta e quindi fatta con... così, sì, c'è una sola camera che riprende. Sì, certo. E questo penalizza soprattutto Franz Di Cioccio, che anche lui a sua volta, essendo un frontman, certo. E invece era sempre dietro, nascosto. Beh, c'era una camera sola. Poi una camera sola. Ricordiamoci, siamo nel 79, i telefonini non esistono, quindi non c'erano altre riprese amatoriali, c'era solo quella camera e che non sapevano nemmeno. Però l'ascolto è eccezionale, lì non puoi trattare nulla, così era e così è. Prima di questo ritrovamento, quella tournée è stata in realtà vissuta attraverso le fotografie di Harari, che ha seguito invece il tour, questo grande fotografo con delle fotografie che hanno raccontato per tutti noi, perché non l'aveva visto, insomma, quel tour. E le fotografie raccontano non solo del tour, ma anche degli episodi in qualche modo collaterali, piccoli accadimenti intorno al tour. Uno di questi Harari lo racconta e vorrei mostrare questi secondi ancora del film. Prego. Io trovai a Bologna ad infilare questo corridoio che portava ai camerini e notai un mucchietto di stracci per terra contro un termosifone e fui incuriosito e andai a guardare ed era Fabrizio che si era rannicchiato per terra contro un termosifone, faceva freddissimo, aveva l'influenza e mi sembrava un'immagine abbastanza curiosa e inedita. A fine tournée, quando con lui vagliamo le foto per la copertina del disco, rimase molto colpito perché nessuno l'aveva mai fotografato in quel modo, ma era il turbine che si era creato e che produceva ogni tanto qualche colpo di fortuna. Me la chiosò sulla copertina del disco, parafrasando l'incipit del Pescatore, e scrisse: col culo esposto a un radiatore si era assopito il cantautore. Genio anche in quello. Senti, fra due giorni Fabrizio avrebbe compiuto 80 anni. Tu mi chiedi se sarebbe stato contento? Beh, no, ce lo siamo detti al telefono io e te nei giorni scorsi, che è un discorso complicato perché non deve sembrare minimamente cinico, però è vero che
le icone, coloro che rimangono nella memoria di tutti sono giovani. Sì. No, l'eroe è giovane. No, sarebbe stato contento di stare ancora qui, questo sicuramente. Non c'è dubbio, di stare qui con te soprattutto. Stare qui a 80 anni magari sì. È diverso, comunque sarebbe stato contento di esserci. Io immagino però che anche ogni ricordo non possa restituire l'intensità del quotidiano. Nel senso che lui era probabilmente un uomo che quotidianamente insomma aveva delle invenzioni. Beh, in diverse direzioni, non sempre unilaterale, certo. Era lui, insomma, aveva tanti interessi che coltivava in modo profondo, che erano poi tutti hobby secondo lui, ma forse anche fare il cantautore in qualche modo lo ha preso come un hobby. E forse per questo che si è sempre divertito e appassionato a farlo. Non si è mai ritenuto un professionista come cantautore, incredibile, ma è così. So che molti dicono la stessa cosa, insomma, che oggi di Fabrizio manca tutto, ma in particolare manca probabilmente quello sguardo di compassione che lui ha sempre avuto verso gli altri, no? E effettivamente oggi ci sarebbe bisogno di compassione, siamo molto giudicanti e poco compassionevoli. Beh sì, direi. Ma sai, lui avrebbe avuto molta speranza perché ha sempre creduto veramente nel prossimo. È che i flussi, i riflussi, insomma poi ci si riprende, ci si capirà, si comincerà a dialogare perché non ci sarebbe via d'uscita. E secondo me lui su questo ci contava. Poi ad un tratto l'amore scoppiò dappertutto. Questo, no? Cioè, qui stava cantando 800 in questa fotografia, credo, no? Sì. Era l'apertura del concerto. E di Fabrizio a tutti manca tutto, ma a molti manca fisicamente la sua voce, cosa che diciamo ogni tanto, ma mai abbastanza, che è stato un grande cantautore, ma è stato anche un grande cantante, cioè aveva una bellissima voce, insomma, cantava bene, ma proprio tanto. Direi, insomma. Perché tutti a dire il cantautore e il poeta, ma l'aspetto cantante in realtà è persino un po' trascurato. No, ma è che quando inizia lui a cantare catalizza veramente l'attenzione, non puoi fare a meno di fermarti ed ascoltare. E quindi sì, è importante quello che ha detto, ma anche importante come questo detto. Timbro. Ecco, come l'ha detto. Allora, fra due giorni avrebbe compiuto 80 anni e io volevo dedicare al ricordo di Fabrizio e con tutto l'affetto a Dori queste immagini che abbiamo montato per gli 80 anni di Fabrizio Gianni. Quei giorni perduti rincorrerei il vento a chiederci un bacio e volerne altri 100. Un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi, da me tornerai. Un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi, da me tornerai. Penso che un uomo senza utopia, senza sogno, senza ideali, vale a dire senza passioni, senza slanci, sarebbe un mostruoso animale fatto semplicemente di istinto e di raziocinio. Una specie di cinghiale laureato in matematica pura. Fra un mese, fra un anno, scordate le avrai. Amore che vieni, amore che vai. Posso? Vieni qua, vieni qua. Stai lì. Grazie Fabrizio. Grazie a voi. Per te. Ma grazie. Tutto il nostro amore. Posso cogliere l'occasione per ringraziare, a proposito di amore che vieni, amore che vai, ringraziare Mica?
che l'ha fatta in un modo veramente... Beh, è stato importante. Bravissimo a Sanremo, sì. Eh. Sì, grazie. Hai ragione. Mi ha veramente colpito molto. Senti, e siccome hai nominato Sanremo e so che lo hai visto, Sanremo, ti volevo far salutare da un nostro amico che poi più tardi canterà, che ti dà un bacio. Francesco Gabbani. Ciao Fabio, ciao Dario. Grazie di cuore, non potevo perdere l'occasione per salutarti perché, Francesco canterà sempre un onore. Più tardi, ma ci si ritrova sempre tutti. Sai l'altra coincidenza che voglio dire che mi è sfuggita prima? Teo Teocoli poteva essere su quel palco, lo sai, perché lui faceva parte dei quelli certo, la PFM, tutto torna. Vedi, tutto torna. Vedi, Fabrizio tutto ha rimesso. Ci siamo visti un anno fa e adesso siamo ancora qua. E siamo ancora qua. Allora, al cinema, sino a mercoledì, il concerto Ritrovato. E niente, insomma, che ogni volta che si parla di Fabrizio si crea un'atmosfera meravigliosa e quindi grazie ancora per essere stata con grazie noi. Grazie a te. Grazie. Noi grazie. Ci vediamo più tardi. Complimenti. Complimenti. Bravo. Allora, bravo.